Nelle puntate precedenti di The Rolling Gamers. Oggi siamo qui con la guida omnicomprensiva di Sante, l'angolo di Sante che ci parlerà di giochi di ruolo. Io sarò qui solo per fare sì con la testa e parlare di quello che non sapevo. Ma non c'è niente. Fallout! Manuale, tra l'altro, sentendo la live, un botto di gente gli ha richiesto questo gioco di ruolo. Perché non sono interessato alla saga videoludica, però potrebbe essere bello. Tra l'altro, potrebbe essere anche. Ah, è simpatico. Potrebbe essere anche, come ti posso dire, contestuale. Fallout. Oddio, speriamo di no. Magari questo Speriamo di è no. l'ultimo video, poi ciao. Manuale base in editing e i dati in arrivo. Richiesto, anche se c'è stato un piccolo flop da parte di Fallout 76. 76, no, 6. Triste. La leggenda dei 5 anelli. Allora, armi celesti e ruota del giudizio in arrivo. E poi abbiamo Incroci mortali. campi vittoria e sa. Incroci mortali. PDF gratis, quindi non dovete pagare buono. questo. Io qui ho scritto anche, magari so cadere, però ho scritto anche campi vittoria e sangue. Sì. Leonesta. Della leonessa. Della Il sangue leonessa. della Scusate, leonessa. un plus, quindi ci metterò un po' ad arrivare. La leggenda dei 5 anelli è gioco di ruolo ad ambientazione orientale, samurai, ninja, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono propriamente ambientazioni e avventure. Oh, poi un pilastro. Annunciato l'anno scorso, Kickstarter, quest'anno c'è anche la serie TV, quindi secondo me ritornerà in auge tantissimo. L'hanno fatto Buon apposta. vecchio Tolkien, faccio così come se ci fosse, non c'è. Tolkien, il Signore degli Anelli, gioco di Valigia ruolo. nell'aria. Allora, vi spiego. Ci sono due giochi di ruolo su Tolkien. Uno è la leggenda. Come si chiama? Le avventure nella Terra di Mezzo. E è quella, è sì, Tolkien, il Signore degli Anelli, tutto quanto, però se, per, con il setting della 5.0, quindi con quelle meccaniche, eccetera, eccetera. In pratica è D&D Oh, in diciamo. versione Signore degli Anelli. Invece, l'anno scorso è uscito L'Unico Anello. È il gioco di ruolo che non ha a che fare con quella cosa che ho detto prima, ma è proprio suo, Una cosa cosa sua. proprio sua, nata per quel motivo. E più calzante perché mentre l'avventura del Signore degli Anelli è più col film, l'Unico Anello è proprio Tolkien, 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 ovvero proprio i romanzi. Silmarillion, tutte queste cose. Tutto. E quindi è più contestuale, con una grafica veramente molto bella che ridà di nuovo ai libri. L'unico problema è che il manuale del master è scritto in elfico. Non è vero, anche se sarebbe divertente. Però, cioè, sarebbe divertente, no, perché Un spendi 100 euro. problema a leggerlo. Sì. Anche questo saranno soldi, questo Modena, infatti non spenderò solo io ma anche Sauro. Abbiamo manuale base, da collezione, veramente qui il prezzo aumenta. Lo schermo del maestro del sapere, perché tu sei il maestro del sapere, il DM. E la guida a gran burrone in stampa, quindi tutti questi arriveranno per Modena. Qui c'è una diatriba sulla traduzione, la traduzione vecchia, la traduzione nuova. Loro hanno detto facciamo come cazzo ci fare, la maggior parte è ripresa dalla vecchia, perché altrimenti gran burrone non si chiamerebbe gran burrone, ma una cosa orribile che non voglio neanche dire, che neanche mi ricordo. Chi Ha cambiato chiamerebbe? anche la frase quella nell'oscurità Tutto, incatenarli. tutto, tutto, tutto. Perché la nuova traduzione, ma batte la testa. Lo starter set in editing, perché hanno avuto dei problemi con la stampa dei dati, da quello che ascoltavo, quindi magari non arriva per moda. Lo starter set, se non volete spendere quella cifra grossa, vi compro lo starter set, c'è la mappa, c'è Tutte le cose per personaggio giocato. iniziare, Sì. Io per però, provare. io spenderò la cifra prima. Poi, faccio così perché c'è là, voi non lo vedrete, ma c'è là. Odissea dei Signori dei Draghi, che la nostra regia si è comprato, arriva lo schermo. Lo schermo. Ah, grazie regia. Ecco qui. Da quando hai giocato? Bello, è ancora in Bello. cellofanato. Però comunque, voi vedete un drago, però c'è scritto Odissea, nel senso che è per la 5.0, però abbiamo i greci, gli spartani, quindi la Grecia, anche un po' God of War, perché comunque hai come mostri il colosso, tipo cose del genere, il Minotauro, eccetera, eccetera. Però ci sono pure i Però draghi. ci sono pure i draghi. In Grecia, così. Arriva lo schermo e il set di mappe. Ricordavo che. Poi, dopo. Oh, questa è una cosa a cui io voglio giocare dal nostro Sante. Concordo, poi ce lo gioco pure io. Quindi figurate, ve l'ho comprato. Lumive? Anche, ma no, la regia è bifida. Pose, Old School Essential. Pratica, D&D 1.0, lo chiamava così. Per tutti gli amanti del vecchio che mai poi vecchio. Souls dei No? D&D, Sì, potremmo Souls dei definirlo. D&D. Sì, ci sta, sono d'accordo. Un D&D Abbiamo molto più cattivo, il molto. D&D pure è vero, dovete muoversi morto, quindi per noi probabilmente ingiocabile, però lo faremo lo stesso.
il tomo del spesso solo il gioco di ruolo, quindi basta non combattere, giusto? Giusto. Ma in effetti poi loro lo dicono, cioè lo dicono sempre, il D&D all'inizio era proprio quello, tu dovevi dare tutti i che sono a morire, che se tu affronti un fottuto gigante, anche se sei un guerriero con la mazza, muori. Poi dopo, nel corso del tempo, hanno fatto sì che tu lo ammazzi quello, ok, ma all'inizio no. Elden Ring insegna. Elden Ring insegna. Il tomo delle regole è in stampa, in ristampa, mm-hmm. ed è in arrivo. Poi abbiamo Terremoto della Montagna Sacra, la quarta avventura. Io purtroppo l'avventura non l'ho comprata, ho detto, sì, magari comprare fra, però sono tutte molto molto belle, ed è in stampa, qui anche Modena. Questo lo prenderò assolutamente, il Carcass Crawler, che è in fase di proof. In pratica è un approfondimento, mettiamola così. Abbiamo nuove classi e nuove razze. Ad esempio lo psicocineta, il telecineta, che nella 1.0 mi raccontavano era over the power, quindi, Poi abbiamo nuove abilità, ad esempio espansioni per il ladro, per dirvi, oppure l'introduzione dell'arma da fuoco, che non è cosa da poco. Sì, tutte queste chicche qui che andrò a prendere assolutamente. Poi abbiamo questa è scritta da un vampiro, probabilmente. L'insopportabile luce. In fase di editing, un'avventura. Poi abbiamo la nefasta cripta del muschio di sangue. In editing, avventura anche questa. Xanadu, in editing, avventura anche questa. Guardiamo in Guardiani della Galassia, cioè. ok. E in stampa abbiamo Knock, il numero 1. In cui anche questo da avere, tra l'altro è per OSE, però in realtà Nock lo puoi utilizzare anche per altro, ad esempio per la 5.0. Quindi il conto di solito è sempre la 5.0 che va dagli altri, esatto. Invece questo in Nock abbiamo avventure, classi, consigli, quindi è un bel tumetto e questo me lo farò di sicuro. Poi non so perché qui la Need Games si lascia commenti del tipo maledizione o no, non so. Le maledizioni. In pratica loro l'anno scorso hanno detto alle persone: inviateci avventure, inviateci classi, inviateci tutto quello che volete, noi le raccogliamo e poi le restampiamo. Le stampiamo per tutti. Sono in ci sono stati dei problemi. Perché loro hanno fatto una cappellata, l'hanno anche detto. E la gente gli ha inviato i formati più disparati. E loro devono convertire tutto, cavolo. Però lo faranno, ma è o no perché non si sa quando, nel senso ci potrebbe prendere molto tempo. Probabilmente uscirà insieme a Baldur's Gate 3. Quindi auguri. Però quindi auguri. La regia ride perché sapesse quello che dice. L'indecenza, tristezza. 6 mesi, una classe. 8, poi una qui classe. Grasse risate adesso. Troika. Allora, questo è un altro alla Old School, un altro gioco. È famoso, ma tra l'altro ho detto che c'è una nutrita nicchia di Troika, quindi lo volevo dire. Particolare anche perché le classi sono stranissime, cioè proprio tipo un trip mentale, e l'ambientazione pure da trip mentale, se siete, anche la grafica è particolare, andatevela a vedere perché è una cosa che proprio o vi piace o dite ma che è sta cosa via, particolarissimo. Io comunque ve lo consiglio, se volete un gioco di ruolo vecchio stile strano, questo è quello che fa per voi. Abbiamo Acid Death Path Fantasy in approvazione. Mi si sta intoppiando l'anima. Morte acida fantasy. E tra l'altro morte acida perché è un'ambientazione alla Dune, qui ho sottolineato. Nel senso che l'acido in Dune. Ci sono i vermoni. No, più tipo quei vermoni che. Vabbè, vuoi rovinare? Non lo chiamano Sand Death. Eh no, perché dopo Herbert che è morto gli fa causa. Poi le fronde della benevolenza in proof, anche questa un'ambientazione, quindi abbiamo due ambientazioni per track. Poi questo sembra fatto apposta. Twilight 2000 in layout. Twilight 2000 è il gioco di ruolo per chi gli piace ruolare perché gli piace ruolare una guerra e quindi io non dico altro. Sono dei d'arco, tra l'altro è molto divertente perché è un'ucronia, nel senso che secondo loro la guerra scoppiava in Polonia. E quindi se vi piace Twilight 2000 io ve lo consiglio. Ma perché ridere? È vero, c'ha nessun anno, è un gioco di ruolo tra l'altro molto atteso da chi gli piace, ad esempio fare la, proprio, cioè hanno dei dati in cui a seconda di dove colpisci, se colpisci qui è morto, diciamo, la testa è morta, altrimenti no, ferito, sanguinamento, il kit medico, cioè proprio è giorni nostri. Sì, un po' mi ricorda Sine Requiem, mi ricorda come me lo stai dicendo, senza zombie. Sto per dire un'altra cosa, ma
Poi. Che se no, secondo me ci buttano i video. Questa Italia. Poi abbiamo. Vabbè, dilla, non mettiamo. Poi abbiamo. Vampiri. Oh, questo interessa a me. Vampiri la mascheretta. Questo interessa a lui perché. Il Sabbath è uscito. Anzi, guarda. Vabbè. Il Sabbath è uscito e io ce l'ho. E io ce l'ho. Poi. Old Sanguine, un PDF gratuito. Che in è in traduzione però, quindi sono, ancora non è uscito. Sono andato a cos'è? Cos'è? È un'avventura gratuita, tra l'altro Old Sanguine. Sanguine, sì, forse sì, Sanguine. È una parola intraducibile, leggevano loro. Old, che vuol dire? Non lo so, è proprio un modo, è una cosa che non puoi tradurre in italiano, contestualmente. E è un rituale loro. Ah, oh, ok. Dei vampiri. Poi ho il manuale da poco, quindi magari ci sarà scritto anche qualcosa. Poi abbiamo il libro di Nod, che è in traduzione. E io mi sono andato a informare perché è un po' curioso. Non so se tu lo sai, ma ho letto che il libro di Nod è la Bibbia in pelle nera. In pratica il libro di Nod è la Bibbia del primo vampiro. Che ricordiamo, il primo vampiro è Caino. Quindi lui ha la sua Bibbia, giustamente. Anche perché ha vissuto gran parte della Bibbia. E infatti è praticamente... veramente. Il primo vampiro è Caino. Infatti i figli vengono chiamati Cainiti da Caino. Ma quale storia è? Cioè, ovviamente non nella realtà. Caino nostro non è un vampiro, ma in Vampire diventa. Ah, ok. Diventa un vampiro. Okay, okay. Non abbiamo mai. Non abbiamo ancora. Noi abbiamo gli abbiamo dato i manuali e ci giocheremo. Sì, li sto studiando. C'è un tomo così solo il manuale del giocatore. È un po' costoso, ammetto. Poi c'è il Sabbath, poi c'è la Camarilla. E poi c'è. E i dadi. E i dadi. I dadi carini. Quindi, anche qui probabilmente. E quindi 2050 il libro di Nod. Io l'ho letto che per uno è bellissimo perché tra l'altro puoi consegnarlo anche ai giocatori e lì è proprio in Bibbia, quindi versi, strofa, è tutto un libro sulla lore, solo che è in stile Bibbia, quindi lo devi ricercare, non è che non lo spiega esatto vale, vale. Poi abbiamo i culti degli dei del sangue, che sentendo già questo nome la prima cosa che puoi dire è oh no. Oh no, infatti sono stati dei problemi. Sì, perché il problema è legato al videogioco. Ah, è di Vampire The Masquerade 2, che. No, Bloodline 2 si chiama. Mi sembra. E loro stanno aspettando l'uscita di quello. Fino a che non esce quello non possono rilasciare questo manuale. E ci sono stati dei problemi con Vampire Bloodline 2. Vai tu, io mi riposto. Poi, uno dei giochi di ruolo che costa più di tutti, Warhammer 40.000. Io ringrazio Dio che nessuno di loro fa. Ma no, ma anche perché non ce n'è solo, ce n'è. È una invita di Warhammer, poi anche solo se vai a comprare le miniature. Qui è uscito Litania dei Dannati, che è in approvazione. Questo è Wrath and Glory, eh? Wrath and Glory, esatto, perché sì. Ci stanno altri poi. Ce ne sono tantissimi. Stiamo parlando di Wrath and Glory, quindi Litania dei Dannati, approvazione. Poi abbiamo un PDF che è Avventure al fronte, che è in layout. Quindi un poetto ci vuole ancora. Poi Registri secretati, che è in editing, e Chiese d'acciaio, che è in traduzione. Quindi diciamo che stanno un po' indietro qui su Warhammer. Questo, se non mi sbaglio, è Warhammer quello proprio. Wrath and Glory, questo. Soldati, perché poi ce ne stanno altri. Perché poi abbiamo anche Warhammer Age of Sigmar Soulbond. Questo è quello in versione epica. Warhammer in versione epica. Perché già Warhammer da solo non era epico. Qui abbiamo in stampa il manuale base e il manuale base con edizione limitata da collezione. Giusto. Esatto. Poi abbiamo un PDF gratuito che è Fragore e Fiamme, che è in approvazione. Un altro PDF gratuito che è Giunge la mietitura. Tutti scaricateli sul sito della NIT. Che anche questo è in layout, quindi ci vuole ancora un po' di tempo per tutti quanti. C'è lo schermo del Game Master che è in layout. C'è lo starter set che è in traduzione, Ombre nella nebbia che è in traduzione, il bestiario che è in traduzione e i campioni dell'ordine che, indovinate, è in traduzione. Esatto. Poi tu dici, vabbè, chiudiamo questa parentesi. No, perché c'è Warhammer Fantasy. Devo segnare, cioè, non lo so. E qui ne sono usciti veramente tanti, perché qui è uscito... Il nemico dentro, volume 3, Il potere dietro al trono e compendio al potere dietro al trono, che entrambi sono in stampa. Gioco di parole. Esatto, poi
tutti quelli che ho detto prima, quindi Il nemico dentro, volume 3, Il potere dietro al trono, Il compendio, in edizione da collezione. Io l'ho visto, so veramente belli, non ci gioco, ma le vedi, so fighissimi. Poi, Middenheim, città del lupo bianco, che è in proof. Avventure nel Reichland, che è un PDF, che è in proof. Questo me l'hai fatti leggere apposta, perché tutti i nomi... Altdorf, Corona dell'Impero, che è in layout. Avventure a Hubelsk-Sreik, volume 2, in layout. E Avventure nel Vecchio Mondo, Qualcosa bussa, che è un PDF, che è in layout. Abbiamo un sacco di PDF, perché ce ne sono altri due, che sono Magie di Sullar Saras, sembra un nome di Giovanni Storti, di Aldo Giovanni e Giacomo, Impareggiabile utilità, che è in layout. Poi abbiamo Avventure nel Vecchio Mondo, Lo spirito di Mondstille, che è sempre un PDF in layout. Li stiamo citando tutti in elenco perché sinceramente non sappiamo di cosa parlano, perché se lo sapevamo probabilmente non eravamo qui a fare un video, ma eravamo a giocare a Warhammer, a lavorare per avere i soldi per comprare Warhammer. Poi abbiamo Il nemico dentro, volume 4, Il ratto cornuto e compendio al ratto cornuto, sia normale che da collezione, che sono in editing. Poi abbiamo Patroni del Vecchio Mondo, Santuario di Sigmar, Il serraglio imperiale, Il serraglio imperiale da collezione, Archivi dell'Impero volume 2 e Alle armi. E poi poi se vi sono rimasti i soldi ci sono anche altri. Comunque ringrazio Dio che nessuno fa, cioè di noi nessuno faccia Warhammer, perché o sei figlio di Berlusconi. Warhammer è il classico master che prepara una campagna infinita e il party muore alla prima sessione. E tu hai speso 4.000 euro di manuali per niente. Questo è proprio Warhammer, è proprio così. 4.000 euro di manuali, 8.000 di manuali. Esatto. Due anni a fare una sessione, muoiono tutti alla prima. Questo è il sunto di Warhammer. Vabbè, io perché a me non mi è mai interessato e mi ha sempre un po' sfastidiato tutte queste versioni di Warhammer. Però è una delle colonne portanti. Sì, quello sicuramente. Non una nicchia, ha molti fan. Anzi, probabilmente dopo D&D è il gioco di ruolo più giocato in magia. Fine della parte 3. How far can we get if we sail?